Dal rombon telefonarono che lassù nevicava e vi era stato soltanto un grande lancio di razzi bianchi. Anche questa notizia riuscì tranquillante, ma dopo mezz'ora di sosta il bombardamento riprese. Vi parteciparono specialmente grosse bombarde che sradicarono tutti i reticolati accumulati da anni davanti alle nostre linee. L'alba era vicina e quando biancheggiò sui monti, le artiglierie iniziarono un tiro che aveva un fragore diverso. Subito ci venne segnalato che tiravano granate a gas asfissiante. Il comando si mise in allarme. Telefonò a destra e a sinistra per averne la conferma. Nessuno poteva garantirlo. Vogliamo essere sicuri che si tira a gas, perché allora siamo in pieno diritto di eseguire anche noi lo stesso tiro. Attenda, che manderò a vedere, rispose la voce senese di Mirtillo, pseudonimo dell'aiutante maggiore della brigata di sinistra. E poco dopo avvertì: sì, è stato eseguito un tiro a gas. Anche qui, da noi, si sente come un profumo di mandorle amare, ma nessun danno, perché abbiamo tappato ogni fessura. Allora il comando decise di eseguire lo stesso tiro, ma poi fu trattenuto dall'ordine, perché il vento soffiando contro le nostre linee avrebbe finito per offendere i nostri. È ritornato dalla linea l'ufficiale che abbiamo mandato e riferisce che i soldati sono tutti al loro posto, con il fucile tra le mani e la maschera al volto. Dunque è mancato l'effetto, comunicò nuovamente Mirtillo. I soldati erano fermi, impietriti dalla morte che la piccola e miserabile maschera non aveva servito a impedire. Il comando si calmò e attese lo svolgersi degli avvenimenti. Altro tiro venne incominciato, un tiro indice dell'assalto immediato, il tiro di interdizione. Marrizza, ancora viva e persistente. Vi avevo in quell'osservatorio un soldato. Vi avevo in quell'osservatorio un soldato, un teppista milanese, mandato per punizione, che metteva nel suo compito tutta un'energia da delinquente. Mi disse: gli austriaci sono usciti dalle trincee. Li vediamo tra la nebbia che vengono avanti. Passano i reticolati. Noi ci ritiriamo, signor tenente. Ma nello stesso tempo un'altra stazione telefonò che al baracchino del dottore, ai piedi del Rombone, già avevano oltrepassato la linea marciando verso Plezzo. Il comando non si convinse. Volle sapere da altre fonti se la notizia fosse vera o no, perché avrebbe aperto su quel punto il concentramento 14 di tutte le nostre artiglierie. Intanto il tempo passò e il concentramento 14 venne eseguito quando il nemico era già lontano dal baracchino del dottore. La brigata di sinistra soltanto allora si accorse che sulla linea non aveva un solo soldato a difesa. Il comando ordinò a un battaglione complementare di mettersi in marcia da Saga verso Plezzo per sbarrare il passo. Kirghiz apparve con la sua voce serpentina per avere notizie. Il generale non sentiva dal suo ufficio, venne nello stambugio dove ero io, ma anche da qui non gli riusciva di comprendere. Allora si attaccò al telefono uno degli ufficiali di stato maggiore, grande bianco di capelli, con una fascia di lana attorno al collo. Il generale, simile a un padre che senta la sua famiglia andare in rovina, guardava mite e silenzioso il giovane ufficiale, come fosse un figlio scioperato e ingannevole. E questi parlava al telefono, rapido e tagliente, per fare presumere una grande padronanza sulla situazione. Le notizie precipitavano. Maritza telefonò che aveva retrocesso di mezzo chilometro seguendo la linea telefonica e continuò ininterrottamente a darmi notizie preziose che passavo al comando. Il teppista agiva con una fermezza e una precisione che non potevano mancargli. Anche le altre stazioni retrocedevano. Il battaglione complementare, sorpreso nella sua marcia, era stato preso a cannonata e disfatto. Su una linea si interpose una voce che mi parve conoscere. Pronto? Sereno? Sereno? Che sereno d'Egitto? Sì, sereno, non sei tu? Sereno? Un soldato mi avvertì che quello era il nome convenzionale della residenza tattica. La voce era del mio comando di compagnia. Se ne andava, seguito dal suo attendente, un fedele compaesano, in cerca di un angolo morto con la scusa di sorvegliare le linee, armato di telefono con il quale si inseriva. Le linee funzionano tutte magnificamente e ti prego di non disturbare. Addio! Ma continuò a chiamare da altre parti perché, dominato dalla paura del tiro delle artiglierie che si incrociava da ogni parte, non sapeva più quello che si facesse, né osava venire al comando, dovendo passare il ponte sul torrente costantemente bersagliato. La batteria di Naradelia telefonò.
I pezzi sparano a zero e poco dopo gli artiglieri si difendono a bombe a mano e con i moschetti. Poi ancora abbiamo tolto gli otturatori e ci ritiriamo. Abbandonai il telefono con un brivido che mi prese la testa. A Naradelie si andava alla sera per fare una passeggiata. I soldati mi guardavano pallidi e fermi. Al centralino si chiamava ancora, uno prese il mio posto. Ne affacciai alla finestra. Pioveva sul torrente torbido, gli alberi si piegavano gialli d'autunno sulle rocce bagnate. La luce debole mi teneva incantato mentre cercavo di pensare a quello che sarebbe successo tra poco. Uno dei miei soldati mi venne a chiedere se lo lasciavo andare all'accantonamento a prendere il rancio. Mi scossi come se nulla di straordinario fosse intervenuto. Gli diedi la chiave della mia stanza perché portasse una bottiglia di spumante e un vaso di miele che vi tenevo riposti. L'ufficiale di Stato Maggiore ritornò. Voleva assolutamente comunicare con le truppe del Rombon. La linea era interrotta. Un guardiafili che vi avevo mandato per ripararla era riuscito a comunicarmi da un'altra linea ancora intatta che una pattuglia austriaca lo aveva preso, disarmato, gli aveva ordinato di andare a Tarvis. Egli invece si proponeva di ritornare da noi attraverso i monti. Lo pregai di seguire la linea del Rombon, di riattivarla e di comunicare la situazione egli stesso a quelle truppe per salvarle dall'accerchiamento. Ma non ebbi risposte. Il filo si era spezzato. Le comunicazioni ottiche erano impedite dalla nebbia. L'ufficiale di Stato Maggiore escogitò di mandare un messaggio a mezzo della teleferica. Il telefono della teleferica non rispondeva. Mandai a vedere. La teleferica rispose che i tiri avevano spezzato le campate e ogni idea di comunicazione fu abbandonata. Ritornai alla finestra. Su dalla strada vidi una grande folla salire. Mi sporsi meglio, erano soldati di ogni arma, chi senza berretto, senza fucile, ardenti nello sguardo, trasfigurati in volto, con la mantellina sul capo. Tra loro un ufficiale di artiglieria sanguinante a un occhio veniva portato a braccia. In mezzo, liberi e svelti, disarmati, venivano alcuni soldati germanici. L'ufficiale di Stato Maggiore, che era venuto poco prima da me, fece sentire la sua voce stridula da un'altra finestra della baracca. Gridava a un capitano di fermare quella gente e di metterla in ordine. «Come si chiama lei, capitano?» Il capitano disse il suo nome. «Guardi che lei ne risponde personalmente!» Il capitano si antepose allargando le braccia a quella marea, ma quelli lo sospingevano. «Spari, spari! Non ha la rivoltella?» L'altro fingeva di non sentire, curvo contro i soldati che avanzavano guardando verso di noi con un'ansia gioiosa. Il soldato che era andato a prendere il rancio ritornò deluso. Una granata aveva demolito la cucina dell'accantonamento. Il grande noce vicino al mio alloggio era stato divelto, ma egli mi portava lo spumante, il miele, che subito offersi ai miei soldati, accresciuti da quelli sopraggiunti dalle stazioni abbandonate. Sguardi tristi, interrotti da subitanei sorrisi, gesti pronti a esprimersi amichevoli, voci disordinate nel raccontare, mi circondavano. Chi era stato vicino a morire e ignorava la sorte degli assenti, chi fatto prigioniero era fuggito ripassando a nuoto l'isonzo, chi sanguinava di ferite leggere e inebrianti. Li accarezzavo e spalmavo di miele le fette delle loro pagnotte. Lo spumante li stupì, dando tregua al loro fervore. Ma tra loro, uno appena entrato si fece largo, alto e biondastro, teso verso di me, gridando «Signor tenente, e noi, dica, come abbiamo funzionato noi di Mariza?» Era il teppista milanese, agile, lustro di sudore nel volto. Lo abbracciai e, preso dall'estro di baciarlo, gli accarezzai quel volto, come per riceverne nella palma l'impronta per sempre. Frattanto lo sgabuzzino cominciò a traballare agli spari di un pezzo d'artiglieria che era stato piazzato sull'altra sponda del torrente. Il soldato romano, svegliatosi a quegli spari, ritornò pieno di lagni. Adesso, se lo individuano, spereranno anche qui. Mi rivolsi con furore contro di lui e lo cacciai fuori imponendogli di non farsi più vedere. Il comando era venuto alle decisioni estreme. Schierò le poche truppe armate sulla breve linea della stretta di Saga, le suddivise in tre settori e ne affidò il comando a tre ufficiali di Stato Maggiore. Con il corpo d'armata la comunicazione era decisamente interrotta. Il pezzo d'artiglieria vicino al torrente continuava a sparare senza tregua. Gli artiglieri, agli ordini di un capitano che comandava con gesti e voce disperati, saltavano in disparte in continuo rapporto con il pezzo che rinculava ogni sparo. Tutto il giorno la luce era rimasta uguale a quella di un crepuscolo e toglieva la nozione del tempo. Gli ufficiali di Stato Maggiore dislocati sui tre settori telefonavano povere notizie. Domandavano disperati una batteria da montagna che, piazzata in un punto della stretta, avrebbe potuto giovare molto.
Si chiedeva l'invio di reticolati per chiudere i varchi, si chiedeva l'invio di cartucce e qualche cosa fu portato da alcuni animosi, ma la batteria e i reticolati furono angosciosamente introvabili. Da una linea telefonica che credevo interrotta, provata a caso, lontana ma nitida, intesi la voce di Kirghiz. «Dica, dica, sì, sono Kirghiz!» E un'altra voce lontana diceva «Abbiamo ripiegato su Dresdenka, attendiamo!» «Dica, dica, faccia presto!» sibilava Kirghiz, non sentendo più parlare, ma un'altra voce si interpose. Signor colonnello, dica, dica, il signor generale Farisoglio mi incarica di avvertirla che gli austriaci sono giunti in questo momento al cimitero di Caporetto!» Le voci come portate via dal vento disparvero. Corsi dal generale, stava in una stanzetta foderata di coperte da campo, seduto accanto a una tavola con un braccio appoggiato sopra e vi tamburellava le dita. La mia notizia lo fece alzare in piedi. L'ufficiale di Stato Maggiore, che altra volta mi aveva cacciato dal suo ufficio come un seccatore, mi ascoltava sbalordito. Il capo di Stato Maggiore, incappottato di Astrakhan, alzò le spalle dicendo che le mie erano tutte frottole, inventate da un allucinato. Giurai che quanto avevo detto era vero. Il generale mi guardava con dolcezza. Poi un capitano degli occhi forti, nobile nel gesto e che aveva l'R francese, si distaccò dalla parete a cui stava appoggiato e messami una mano sulla spalla. «Perché volete che questo ragazzo venga a raccontare cose di sua testa? Sarebbe bello poterle credere!» E incominciò a disputare con gli altri. Uscii e ritornai al telefono. Un osservatorio improvvisato annunciò che sulla strada principale si distingueva una colonna in marcia verso la stretta. Marciano per quattro con i fiancheggiatori. La notizia passò al comando e vi fu ancora qualcuno che non poteva convincersi fossero nemici. «Ma sì», fu risposto, «si riconoscono benissimo dall'elmetto e riusciamo a vedere che portano alla schiena un pezzo di tela bianca per non essere colpiti dalle loro artiglierie. Se apriamo il fuoco sulla strada ne facciamo un macello». Il pezzo di artiglieria vicino al torrente sparava gli ultimi colpi contro il cielo. Da ultimo la linea Maritsa, che non funzionava più, chiamò «Pronto? Pronto?» mi rispose una voce fresca e calma. Parlò con l'Italia e scomparve. Il nemico giungeva sulla scena rapido e incredibile, capace perfino di scherzare. Un'ambulanza carica di feriti era ritornata dalla strada di Caporetto perché presa a fucilate. Questo confermava quello che avevo riferito al comando. Eravamo dunque tagliati fuori. Rimaneva forse un sentiero nel bosco e venne dato l'ordine di ritirarsi approfittando della notte. Il pezzo di artiglieria non sparava più, l'oscurità scendeva, nessuno parlava. Lo scroscio del torrente e la pioggia sottile ci coprivano di tristezza. Nessuna linea rispondeva più. Distribuì il materiale che avevamo, un poco per ciascuno, e mi presentai dal capo di Stato Maggiore per ricevere ordini. Il generale non vi era più. Il capo di Stato Maggiore, solo nella penombra della stanza, stava occupato a fare un pacco di carte. «Segua il sentiero di là dal ponte e mi prepari le comunicazioni necessarie a Hum». «Sì, signore», gli dissi e partì. Di là del ponte il capitano che comandava il pezzo di artiglieria dall'alto della scarpata gridava a tutti quelli che passavano di salire lassù per portare via il pezzo. Ma nessuno gli dava retta e proseguiva. Anche a me gridò minaccioso e disperato. Gli gridai l'ordine che avevo, ma quelli non comprese e continuò a urlarmi dietro. Ma io proseguivo rapido, via con gli altri, su per il sentiero in salita, con lo stesso passo veloce, preso istantaneamente dagli altri, compiacendomi che nell'ultimo chiarore del giorno il sentiero fosse fiancheggiato da fitte stuoie che non lasciavano vedere tutto il movimento che vi era. Il sentiero ci portò presto a un'ottima strada. Davanti a me vi era un soldato su un elegante cavallo. Altri soldati svelti e di tutte le armi mi sorpassavano ai lati. Dietro venivano gli avanzi della mia compagnia. Nessuno parlava, solo si sentiva l'innumerevole scalpiccio e giù lo scroscio del torrente nella valle. Nel salire pareva di guadagnare più luce. Il cielo umido sopra le montagne abbandonate si accendeva d'improvviso i bagliori rosa, subito smorzati. Mi prendeva la stessa gioia del tempo quando da ragazzo, finite le scuole, partivo per la campagna. Ritrovavo difatti una libertà da allora perduta, ma avrei voluto avere il cavallo del soldato che mi precedeva e quasi per distogliermi si volse a dirmi «Bruciano i depositi di balistite!» Vi stava davanti pesante e inamovibile, sicuro di se stesso perché era l'attendente del generale. Gli chiesi dove fosse il generale, subito mi disse che era a Hum, con gli ufficiali del comando. Il comando esisteva ancora. Mi volsi a guardare i miei soldati. Mi corrisposero con intimi segni d'affettuosa obbedienza e come se mi fossi rivolto per vedere se qualcuno se ne fosse andato, uno di coda mi gridò «Signor tenente, questi che siamo staremo sempre con lei».
Formiamo una nuova compagnia e io sarò il suo furiere. Qualcuno sorrise nell'ansia della marcia. Quando fummo a una certa altezza, si distinse nell'aria fatta serena qualche stella e la cima del Rombon con le gallerie illuminate. Quelli sono ancora lassù e non sanno che noi ci siamo ritirati. Li prenderanno tutti prigionieri, uno mi disse. Poi la strada pianeggiò nel bosco e nella notte quasi tiepida. E altri passavano avanti, muti, confusi, fitti fino a scendere nel bosco per sorpassarci. Un autocarro sopraggiunse, feci cenno di fermare per farvi salire i miei soldati, ma non ubbidì. Lo rincorsi e mi arrampicai. Alzato il telo che lo chiudeva dietro, vi scorsi accatastate le une sulle altre come pezzi di legna, le gambe di soldati feriti o forse già morti. Proseguimmo. Nessuno sapeva dove fosse Hum. Tutti sapevano che quella strada si dirigeva verso l'Italia. Più avanti, in un'ombra d'alberi, un chiarore illuminava l'interno di una baracca. Andai a vedere. Il luogo era deserto, l'odore del disinfettante era acre nell'umido, vi erano brande insanguinate, per terra stracci e cassette aperte e vuote. Nell'ultima stanza un morto, rannicchiato in una branda, nudo e nero. I miei soldati sopraggiungevano per venire a vedere e frugavano nelle cassette con senso di rapina. «Via, via!» e li respinsi verso l'uscita, contento di sentirli vivi nelle loro schiene. Riprendemmo la marcia. Poi, a un bivio, trovammo piantato con le gambe aperte e un frustino in mano, un capitano di cavalleria addetto al comando della divisione che ci indicò la strada per Hum. Hum era vicino, ma la bella strada, poco oltre il bivio, terminava incompiuta, tagliata netta sul precipizio del torrente. Autocarri, cannoni, carrette stavano stretti e bloccati, accumulandosi. Ognuno incredulo voleva vedere il punto dove la strada finiva. Un ufficiale della sussistenza che dirigeva la nostra mensa, un siciliano con il volto sempre contratto nella fatica del suo parlare nasale e balbuziente, stava tirando giù con disperazione da una carretta una cassa che una sera con grande ambizione aveva aperto per me nel segreto della sua stanza. Conteneva scarpe di tutte le specie, da montagna, da passeggio, alte e basse, gialle e nere e da ballo di vernice, che si era fatte fare dal calzolaio del comando approfittando del poco costo del cuoio. «Le tue belle scarpe», gli dissi, bestemmiava, e visto impossibile di portare la cassa sulle spalle, si era messo a salire per il sentiero tirandola per una maniglia. Voci aspre e un fragore come di cosa pesante precipitata giù nel torrente venivano dal termine della strada. Era stato dato l'ordine di gettare nella valle sottostante gli autocarri, i cannoni e le carrette. Nulla si poteva salvare. I soldati li sospingevano con grida fino all'orlo, poi rimanevano a vederli scivolare e subito scomparire. Allora ammutoliti godevano nell'attesa di intendere il tonfo, giù, tetro, che si ripercuoteva nel vuoto.